Abbiamo visto l'apertura del primo sportello super tecnologico a Milano e molto probabilmente ne saranno aperti successivamente anche altri. Questo va bene, le poste devono innovarsi tecnologicamente per offrire un servizio sempre migliore. Il problema è che Poste Italiane fanno le cattedrali nel deserto, in quanto l'ufficio super tecnologico è un punto in un mondo che si sta disfacendo, perché con il piano industriale voluto dall'ex amministratore delegato Caio, le poste sono state rivoluzionate e con il nuovo meccanismo di posta a giorni alterni abbiamo ridotto un servizio costringendo il portalettere a dei turni di lavoro molto, molto importanti. Non dimentichiamo che lavorano sulla strada. Per cui da una parte abbiamo l'ipertecnologia, e questo va bene, ma dall'altra parte, nella maggioranza degli uffici, non c'è la minima sicurezza prevista, e spesso e volentieri tecnologicamente non sono assolutamente avanzati. Anzi, e questo causa problemi che spesso poi vediamo sui giornali, in quanto l'utenza spesso non accetta file lunghissime o servizi scarsi, non sapendo purtroppo in che condizioni lavorano sia gli sportellisti per quanto riguarda gli uffici, sia i portalettere sulla distribuzione. C'è una carenza di personale che non permette la copertura, per esempio, degli uffici a Piacenza. Per cui qui bisogna intervenire assumendo personale, formandolo e dando la possibilità a Poste di essere veramente un momento importante di servizio a rete sul territorio. L'universalità del servizio postale è essenziale, questo è venuto meno con la riforma, portando veramente molti, molti disagi. Ci sono anche altre cose, per esempio. Stiamo aspettando da troppo tempo il contratto, per, tutti i lavoratori di Poste Italiane. In questi giorni ci sono ancora degli incontri, ma non si vede, per il momento la conclusione e la firma del contratto di lavoro. Per cui abbiamo, queste sparate pubblicitarie, l'ufficio ipertecnologico, ma poi abbiamo sul territorio, che è la cosa più importante, servizi di qualità scadente non per colpa del personale, ma per colpa del mancato rinnovamento tecnologico e la mancata assunzione di personale, che non permette l'efficientamento e l'efficienza delle poste.